Si chiudono i giochi per il premio Strega e dopo mesi di scelte, valutazioni e rinunce, gli editori hanno sciolto le loro riserve. Mondadori punta così su Mario Desiati e sul suo Ternitti, uscito proprio in questi giorni. Einaudi Stile Libero candida l'esordiente Maria Pia Veladiano con il suo La vita accanto. Marsilio propone Alessandro Bertante con Nina dei Lupi. La candidatura nasce dall'iniziativa di un gruppo Facebook fondato dagli scrittori Giuseppe Genna e Teresa Ciabatti. Bompiani, archiviata l'ipotesi Umberto Eco, ha deciso di candidare Storia della mia gente di Edoardo Nesi. La casa editrice Fazzi ha scelto Giorgio Nisini con La città di Adamo, mentre Guanda punta su Bruno Arpaia con L'energia del vuoto. In corsa per lo Strega anche le case editrici indipendenti, che quest'anno hanno scoperto bei talenti. Le edizioni EO non hanno avuto dubbi e hanno scommesso tutto sulla giovanissima siciliana Viola Di Grado, che con il suo romanzo 70 acrilico 30 lana sembra aver messo d'accordo critica e pubblico. In corsa anche il 23enne Boris Virani, che con il Foglio Letterario ha pubblicato Mangia la zuppa amore. Tra i libri preferiti della nostra redazione, proposti per lo Strega, ci sono Mia madre è un fiume, di Donatella Di Pietrantonio, pubblicato da Elliot. Nel mare ci sono I coccodrilli, di Fabio Geda, edito da Baldini, Castoldi e Dalai. La scoperta del mondo, di Luciana Castellina, uscita per Nottetempo. E ancora Il sorprendente Aspetta Primavera Lachi, di Flavio Santi, pubblicato dalle edizioni Socrates. Sirin Classica è la collana che Voland dedica ai grandi autori russi. Dopo aver pubblicato Tsadi Murat di Lev Tolstoi e Tre racconti di Anton Chekhov, il terzo appuntamento è con Ivan Turgenev e il suo Diario di un uomo superfluo. Un racconto, forse tra i meno conosciuti dello scrittore, che tuttavia riesce a contenere in nuce alcuni temi classici della letteratura russa, a partire proprio da quell'aggettivo superfluo così forte da applicare ad un uomo, eppure così vero nel descrivere l'esistenza amara e complessa di tanti antieroi della letteratura ottocentesca. A pochi giorni da una morte tanto attesa quanto inevitabile, il nostro Kulkaturin avverte la necessità di scrivere in diario la sua storia, tra un'infanzia infelice, un amore non corrisposto e una fine tanto vicina, una vita superflua, appunto, forse non così diversa da quelle degli altri. Anche nel 2011 molti editori hanno puntato su nuovi esordi letterari. La scoperta di Rizzoli è stata Barbara Di Gregorio, che ha pubblicato Le giostre sono per gli scemi. Il libro cavalca l'onda delle storie degli adolescenti e ci racconta di Chicco e Leonardo, due fratelli nati dalla stessa madre ma con padri diversi. Con un linguaggio semplice e diretto, l'autrice ci racconta le storie dei due fratelli, il rapporto che li lega e le scelte che li portano ad allontanarsi. Leonardo, a 18 anni, decide di andare via di casa e per anni Chicco, nel frattempo diventato un ragazzino timido ed obeso, cercherà di rincontrarlo. La narrazione, a un certo punto, subisce un cambio di rotta inaspettato e il lettore si ritrova in un mondo visionario, fuori dagli schemi e dalla realtà. Una scelta coraggiosa che spiazza e si rivela più o meno convincente. Tre grandi siciliani e tre grandi libri saranno i protagonisti di aprile alla Feltrinelli di Palermo. Si parte mercoledì 13 aprile con Emma Dante che presenta il suo ultimo lavoro pubblicato da Rizzoli, La trilogia degli occhiali. L'attrice palermitana raccoglie Acquasanta, Il castello della Zisa e Ballarini, tre spettacoli teatrali che mostrano la povertà, la malattia e la vecchiaia nel contrasto tra visibilità e indifferenza. Martedì 19 aprile spazio a Claudio Fava e al suo Teresa, edito da Feltrinelli, la storia di una ragazza che fugge dalla Sicilia per scappare da una rabbiosa esistenza, ma che dovrà inevitabilmente fare i conti con il proprio passato. Simonetta Agnello Horni presenta giovedì 21 aprile Un filo d'olio, edito da Sellerio, un romanzo autobiografico tra le storie della sua infanzia vissute nella masseria Mosè a due passi dai tempi dell'antica Agragas, tre libri importanti che Assaggi Letterari presenterà compiutamente nelle prossime puntate. Un concorso letterario che è anche un'iniziativa e un soffio di speranza e rinnovamento per la città dell'Aquila. Si tratta di Volta alla carta, un premio promosso dalla casa editrice Arché, dalla scuola Holden e del Salone del Libro di Torino, che si concluderà con un interessante tre giorni nella città abruzzese. Il concorso, aperto fino al 15 aprile, è riservato a racconti inediti, attinenti a tematiche legate alla parola carta, in tutte le sue accezioni. L'opera, ritenuta più meritevole dalla giuria, sarà premiata con la pubblicazione. Volta alla carta, però, è anche un evento che porterà nella città distrutta dal terremoto nomi noti della letteratura nazionale, oltre ad un'appassionata schiera di lettori ed editori.
La manifestazione si svolgerà dal 25 al 29 maggio. Tra gli ospiti ci saranno Andrea Camilleri, Dacia Maraini, Paola Calvetti ed alcune firme del giornalismo come Piero Dorfles, Daria Bignardi e Giuseppe Marino. Per maggiori informazioni collegatevi a www.laquilavoltalacarta.it.